Ciao a tutti, bentornati su Parole in Pentola e bentornati nella Torino di Anita Bo. Sto già sorridendo perché questa serie era stata inizialmente, o almeno io ho questo ricordo, che la presentazione ufficiale fosse stata quella di una trilogia. In realtà, qui le fila non sono ancora state tirate, anzi, siamo ancora più in sospeso rispetto al volume precedente. Già ci avevano lasciati così, con questa sensazione di imminente fine. Qui siamo ancora di più sull'orlo del precipizio. Se conoscete l'autrice, se avete letto i primi due libri, sapete di cosa sto parlando. Se non lo sapete, tornate all'inizio e recuperate dal primo volume. Se avete amato Vani Sarka, se avete amato quella serie e la scrittura, così, quella tensione che pervade le pagine e gli intrighi, i sotterfugi e la capacità di creare dei gialli veramente godibili, ripartite dal primo. Se invece avete letto il secondo, siete in dubbio, o comunque volete sapere qualcosa di più di questo terzo libro, eccoci qua. È un libro che mi è piaciuto molto, tutta la serie. Mi piace molto, mi piace la Torino che viene descritta, mi piace questo spaccato d'Italia, mi piace la capacità di inserire la storia, quella vera, quella importante, quella di un momento di grande cambiamento e soprattutto di incertezza. In maniera così potente e allo stesso tempo fluida dentro questi gialli. E adoro i protagonisti, lo sapete già, sia le donne, Anita, Clara, Candida, Mariele, che un simbolo della mamma italiana dell'epoca, e poi tutto il mondo di Saturnalia, questo spaccato sovversivo che si insinua nelle case di sostenitori del regime senza che questi se ne accorgano. O forse non se ne sono ancora accorti, chissà. I nostri protagonisti stanno osando sempre più, in tutti i sensi. E poi questo rapporto di amicizia, di complicità, di amore, perché questo è tra i nostri protagonisti principali, questo volere ma non potere che ci tiene in tensione dalla prima all'ultima pagina, e questo matrimonio imminente con il perfetto Corrado, il ragazzo che tutta Torino vorrebbe e che ha scelto Anita, ma che non ha purtroppo quel guizzo, quella magia, quella sensazione, quella complicità, quell'affinità mentale che lei ha scoperto esistere e ha trovato altrove. Quindi c'è uno struggimento, una malinconia di fondo che permea tutte le pagine. E al contempo c'è un'indagine e un caso da risolvere. Siamo nelle Langhe questa volta, i nostri protagonisti sono in trasferta
approfittano di un invito per aiutare durante la vendemmia e lavorare nei momenti liberi. Ovviamente un privilegio essere invitati dai parenti di Bonatti, e al contempo è una condanna a essere immersi completamente nei rigori, nelle declamazioni e in tutto quello che è, in tutta quella che è la ritualità del periodo. È molto bello vedere questi luoghi con gli occhi di Anita. Il momento dell'arrivo è un momento in cui ci si apre davanti una natura con dei colori che vanno verso l'autunno. Sentiamo gli odori, sentiamo i profumi, sentiamo i rumori e vediamo questa cascina che li ospiterà e conosciamo pian piano anche i suoi abitanti, sia quelli dei piani alti che quelli dei piani bassi, che accolgono subito Anita nella parte più intima della casa, mentre lavorano, mentre svolgono le incombenze quotidiane e mentre si raccontano. E è così che pian piano lei conoscerà, lei e Sebastiano conosceranno altre persone e si allargherà un pochino il loro orizzonte rispetto a quelli che sono piccoli spaccati di resistenza presenti qua e là sul territorio piemontese, italiano ovviamente, durante il periodo fascista. Ovviamente ci scapperà un morto che loro hanno conosciuto da poco, un ragazzo, che aprirà la porta ai dubbi sulle proprie azioni, su quelle degli altri, che metterà in crisi la fiducia concessa, la fiducia data, quello che è stato raccontato, quello che non è stato detto e il sospetto credo sia la cosa peggiore da poter e da dover gestire, soprattutto in situazioni di potenziale pericolo. E ovviamente loro promettono di indagare su questa morte, promettono di fare luce su quella che sembra un'ingiustizia, archiviata come un incidente, come un caso irrisolto dalla polizia, perché i coinvolti sono persone intoccabili al momento. È da qui che parte e si apre un mondo, l'ennesima possibilità di conoscere qualcosa di nuovo, di farsi strada in modo diverso, in un'Italia in cambiamento e un modo per lasciare una traccia, come negli altri gialli. Il loro scopo è sempre quello di rendere giustizia a qualcuno che non ha la possibilità di averla. E è così che si scontreranno con delle realtà molto diverse e con dei racconti, dei fatti, degli indizi che ingarbuglieranno spesso la matassa fino a una risoluzione estremamente liberatoria, una risoluzione diversa dalle altre, che metterà in dubbio tante cose, tra queste la propria capacità di giudicare, di farsi un'idea degli altri e
La capacità di a volte scegliere a chi affidare cose importanti, cose di valore e altre persone, altre vite soprattutto. Quindi è un libro molto bello, anche se un po' malinconico per tanti motivi, sia questa malinconia della stagione, dell'autunno che porta già i primi freddi, la malinconia degli addii, la malinconia del non poter realizzare quel che si desidera, la malinconia di una situazione italiana e mondiale sull'orlo del cambiamento, sull'orlo di un precipizio. Le ultime notizie che abbiamo sono quelle dell'inizio della guerra in Etiopia. E stanno cambiando tante cose fuori e dentro i nostri protagonisti, e con loro noi ci facciamo cullare da questo sentimento, da questa sensazione, nonostante appunto quello che ci insegnano queste pagine è che si può fare la differenza anche nel piccolo, anche nel quotidiano, anche con piccoli gesti rivoluzionari di amicizia, di amore, di accoglienza e soprattutto che bisogna un po' crederci nelle cose. Bisogna, come dice Sebastiano, non è finita finché non è finita. E quindi aspettiamo il prossimo libro. Con trepidante attesa, sperando che qualcosa succeda. Sicuramente succederà qualcosa. La storia, quella vera, quella con la S maiuscola, la conosciamo, sappiamo come sono pian piano rotolati gli eventi. Quello che non sappiamo è la storia che devono ancora scrivere i nostri protagonisti, quindi non vediamo l'ora di conoscerla, ovviamente. E non vediamo l'ora di tuffarci ancora in questo amore all'antica che riesce a regalarci emozioni e così, quella trepidazione, quella suspense, quella incompiutezza che oggi forse un po' abbiamo perso. Perché è tutto più semplice e le attese sono minori, è tutto più raggiungibile, più libero, più semplice, ecco. Quindi al fascino del proibito, dell'incompiuto, dell'impossibile che regala ancora quel brividino, quel sorriso a mezza bocca che ti fa dire ok, forse era più bello così, forse c'era quella magia che per certi versi oggi non c'è più, forse neanche nelle cose clandestine che la gente mette in atto, è talmente tutto semplice che boh, forse non c'è neanche in quelle questo brivido, un po' da primo amore, ecco, forse, da giovinezza, anche se i nostri protagonisti non sono così giovani, ma sicuramente qualcosa di così potente non l'avevano ancora provato, ecco. Va bene. Quanto romanticismo oggi, quante emozioni in questo. In questo racconto di libri, va bene, sarà l'estate, sarà la vecchiaia, forse quella, come le nonne, si stava meglio quando si stava peggio. Io e i miei luoghi comuni, vi salutiamo, vi auguriamo buone letture, buona estate a questo punto, buon mese di agosto e buone vacanze se siete in vacanza e fatemi sapere. Ciao!